Penso che la squadra abbia risorse reali, morali, psicologiche e tecniche per gareggiare per le prime posizioni. Penso che la Roma possa e debba perseguire un'idea di Champions League. Perché se noi prendiamo Maicon, sappiamo che Maicon entrando nello spogliatoio o uscendo dallo spogliatoio per andare al campo, in qualche misura incute timore agli avversari e anche ai compagni. E quindi abbiamo cambiato questo tipo di... Volevamo gente più presente e più abituata a vincere. C'è la mela, ci ha sicuramente portato a minimo a una situazione di sofferenza, una sofferenza ampiamente condivisa in società, perché non era solamente mia. La proprietà impone i conti a posto e controllati, che la Roma così com'è c'è una perdita comunque di circa 30 milioni l'anno che va ripianata. Se la domanda è finalizzata a capire se la Roma diventerà o è già società venditrice e che la simili a altre squadre che con meno storie eccetera, che possono essere l'Udinese o altre squadre che lavorano per costruire qualcosa di buono e giusto e poi venderlo, metterlo nei circuiti internazionali, la risposta è no. Ha venuto un brandello di futuro? Certamente sì, ma non ha venuto il futuro è solidamente a Trigoria. Celebreremo il Mattia Destro, un giocatore fortissimo che c'ha in questo momento un problema che stiamo valutando tutti insieme con grande attenzione, ma tra 2 mesi sarà pronto a giocare, a fare.